Fuori un vento freddo puniva coloro che osavano camminare per le strade. Ma vicino al camino il signor White e suo figlio giocavano una partita a scacchi, mentre la madre lavorava a maglia seduta su una poltrona. «Con questo tempo credo che Morris non si farà vedere». «Concentrati sul gioco, ti sto battendo!» «Perché abbiamo deciso di vivere in questo posto dimenticato da Dio?» «Scacco matto, haha!» Si sentì un cancello aprirsi. «È lui, ci crederesti? Voglio presentarti il sergente maggiore Morris». «È un piacere conoscerla, il signor White mi ha sempre parlato molto di lei». «Si siede qui, vicino al fuoco, per scaldarsi». «Vuole bere qualcosa, maggiore?» «Grazie mille per la sua ospitalità». L'incontro andò bene. Parlarono dei vecchi tempi prima che il maggiore partisse per le missioni oltremare. Forse era l'effetto del whisky, perché i racconti del maggiore cominciarono a diventare più malinconici. «Sono 20 anni che giro il mondo. Mi sarebbe piaciuto andare in India e conoscere quella terra esotica». «Che sciocchezze. Era molto meglio che tu rimanessi qui». «Ci parli di quella zampa di scimmia che ha menzionato nelle lettere che ci siamo scambiati?» «Zampa di scimmia?» «Ce l'ho qui. A prima vista sembra un banale souvenir, ma le apparenze possono ingannare». «Gesù Cristo!» La madre fece un passo indietro, stupita. «Cos'ha di tanto speciale?» «Un'antica maledizione lanciata da un potente fakiro indiano. Voleva dimostrare che il destino governa la vita degli uomini. E, se cerca di interferire, l'uomo attira su di sé solo il male. I primi 3 portatori della zampa di scimmia avevano diritto a vedere esauditi 3 desideri». «E perché non esprime il suo?» «L'ho già fatto». «E la zampa l'ha esaudito?» «Sì», disse il maggiore con tono funereo. «Qualcun altro ha esaudito i suoi desideri prima di lei?» «Sì, il mio capo, il colonnello Graham. Il suo ultimo desiderio era la morte stessa. Ed è così che ho avuto la zampa». «Se ha già visto esauditi i suoi desideri, perché tiene ancora con lei la zampa di scimmia?» «Sono uno sciocco. Pensavo di poterla vendere a qualcuno, ma ancora più sciocco sarebbe colui che comprerebbe questo manufatto basandosi su una storia fittizia». All'improvviso, il maggiore gettò la sua zampa nel camino. «No!» Il signor White tirò la zampa fuori dalle fiamme. «Era meglio lasciarla bruciare». «Se non la vuole, posso tenerla io». «Il mio desiderio era di distruggerla. Se vuoi tenere la zampa, bene, ma non incolpare me per le conseguenze». Voglio tenerla. Ma funziona?» «Basta stringerla nella mano destra e pronunciare la tua richiesta ad alta voce. Ma ci saranno delle conseguenze». Il signor White fu felicissimo della zampa. All'ora di cena, l'atmosfera misteriosa si dissipò, sostituita da un ambiente più piacevole. Al momento di andarsene, il maggiore salutò il suo amico e gli diede un ultimo consiglio. «Scegli i tuoi desideri con saggezza». Subito dopo la partenza del maggiore, la famiglia commentò quella curiosa esperienza. «Se la storia della zampa è vera come le altre avventure che ha raccontato durante la cena, questo è un oggetto davvero esotico». «Ora devo pensare ai miei desideri». «Chiedi di diventare imperatore e, come secondo, chiedi di non essere più bacchettato da tua moglie». La madre corse dietro al ragazzo per schiaffeggiarlo mentre lui fuggiva ridendo. «Non è facile scegliere. Ho già tutto quello che voglio. La salute e una famiglia felice». «Allora chiedi alla zampa di pagare l'ipoteca sulla casa. Sono 200 sterline, se non sbaglio». «Provare non costa nulla. Voglio 200 sterline». Subito dopo aver pronunciato la sua richiesta, il signor White gridò e lasciò andare la zampa, spaventato. Cadde a terra. «Si è mossa nella mia mano! Sembrava un serpente e un dito sembrava essersi piegato!» «Se lo dici tu, ma non vedo soldi». Padre e figlio fumarono le loro pipe prima di dormire. «Il maggiore ha detto che i desideri non si avverano semplicemente. L'oggetto del desiderio appare naturalmente, anche se sembra una coincidenza». «È stata una notte divertente, papà.
ma io vado a dormire. È già tardi e io domani devo lavorare. Il giorno dopo, la famiglia White fece colazione, mentre ridevano di se stessi per essere stati così ingenui e aver creduto al maggiore. «Stai attento quando esci di casa, papà, potrebbero caderti in testa 200 sterline!» «Ma non funziona così, il maggiore ha detto che il desiderio si avvererà casualmente!» «Vado in fabbrica, non spendere tutti i soldi prima del mio ritorno!» «Quanto sei spiritoso!» «Tu non ci credi, ma la zampa si è mossa nella mia mano subito dopo che ho espresso il desiderio!» Il signor White smise di sorridere e decise di leggere il giornale, ma era sicuro di quello che era successo. A metà pomeriggio, la signora White, attraverso la finestra, vide due signori schierati davanti alla sua casa, con l'aria esitante. Decisero di bussare alla porta della famiglia White e furono accolti dalla signora White. «Siamo qui per conto della Mew e Meggins.» «È successo qualcosa a mio figlio?» «Purtroppo non abbiamo buone notizie.» «Cristo, che cosa è successo? Lo dica e basta!» «C'è stato un terribile incidente e suo figlio è stato inghiottito dalla macchina.» «È successo tutto molto in fretta, non ha sofferto.» La signora White cadde in ginocchio a terra e suo marito la sostenne. Ma ciò che seguì lasciò il signor White ancora più incredulo. «La compagnia non è responsabile dell'incidente, ma vorremmo comunque risarcire la famiglia con una somma sostanziosa.» In quel momento, il signor White rimase scioccato e un intenso brivido freddo gli salì alla spina dorsale. Con grande paura, raccolse le forze e chiese: «Quanto sarebbe?» 200 sterline. Quando il signor White sentì la cifra, svenne. La sepoltura del giovane ebbe luogo nel nuovo cimitero, a pochi chilometri dalla casa della famiglia White. Fu una cerimonia semplice e discreta. La coppia, ancora scioccata, tornò a casa a piedi. La strada era lunga, ma non avevano fretta di tornare. Sapevano che il dolore di non trovare il figlio a casa sarebbe stato insopportabile. I giorni seguenti furono molto dolorosi per i White. La coppia scambiava a malapena qualche parola. I giorni sembravano più lunghi. Il figlio era già morto da una settimana e la coppia insonne guardava il soffitto sopra il letto. Improvvisamente, la signora White fece un balzo. Suo marito urlò, spaventato: «La zampa di scimmia!» Si alzò in piedi e scese rapidamente dal letto, sorprendendo il marito. «Dov'è la zampa?» La signora White cercava disperatamente la zampa nella stanza. «Voglio la zampa! Non l'hai distrutta, vero?» «È nel primo cassetto del comò.» La signora White trovò la zampa nel punto indicato dal marito. «Grazie a Dio!» La prese con entrambe le mani, guardandola con occhi folli. «Come abbiamo fatto a non pensarci prima?» «Cosa?» «Abbiamo ancora due desideri.» «Che sciocchezza! Tutto è stato solo una terribile coincidenza!» «Prendi la zampa e fallo di nuovo!» «Cosa? Ma sei matta?» «Chiedi indietro nostro figlio!» «È morto da 10 giorni! Non volevo dirlo, ma era così sfigurato che potevo riconoscerlo solo dai vestiti!» «Non importa! Rivoglio mio figlio!» Il signor White afferrò la zampa con terribile paura. «Chiedilo subito!» Come la prima volta, afferrò la zampa e disse: «Desidero che mio figlio torni a vivere.» Sentì la zampa muoversi di nuovo e la lasciò andare, spaventato. Senza forze, si sedette sulla sua poltrona. Sua moglie frenetica guardava fuori dalla finestra in attesa di suo figlio. Passò del tempo e non accadde nulla. Il signor White si sentì sollevato perché temeva quello che poteva succedere. Portò sua moglie nella sua stanza, cercando di confortarla. «È un peccato, mia cara, ma questa zampa è un falso.» La coppia tornò nella stanza senza dire una parola e si mise a letto. Passarono un po' di tempo a letto, pensando a quanto fosse stupido credere che il piede di un animale avrebbe resuscitato il loro figlio. Improvvisamente, ci fu uno strano rumore nella casa. La signora White si agitò. Che cos'è stato?» «Un topo, sicuramente. Ne ho visto uno grosso stamattina.» La coppia sentì di nuovo il rumore. Questa volta sembrava provenire dalla porta d'ingresso. «È nostro figlio, è tornato!»
Il signor White, spaventato, cercò di tenere la moglie per un braccio, implorandola di essere razionale. A rigor di logica, ci avrebbe messo un po' ad arrivare. Il cimitero è a qualche chilometro. Quello che diceva sua moglie aveva un senso. Il signor White tremava, perché non aveva idea in quali condizioni sarebbe apparso suo figlio. Dopotutto, il maggiore aveva avvertito che la zampa avrebbe finito per maledire chiunque avesse cercato di cambiare il destino. Si sentì bussare ancora più forte. La signora White corse ad aprire la porta. Cercò di infilare la chiave nella serratura, ma le sue mani tremavano per l'emozione, il che rese il compito più difficile. «Per favore, non aprire la porta!» La signora White stava lottando con la serratura che sembrava bloccata, impedendole di incontrare nuovamente suo figlio. Il signor White era consumato dal terrore. Era terrorizzato che la carcassa marcia di suo figlio entrasse nella porta come un morto vivente. In un atto di disperazione, cercò la zampa della scimmia che era caduta a terra ed espresse il suo ultimo desiderio. La signora White aprì la porta e una corrente d'aria gelida invase la casa. Chinò la testa e sospirò con disappunto, con grande sollievo del marito. Afferrò la lampada e con coraggio guardò per vedere cosa c'era fuori. La strada che passava davanti alla casa era calma e vuota. L'inferno è un luogo di sofferenza e disperazione, ma ha sempre suscitato un grande fascino nell'umanità. Nessuna opera ha avuto tanta influenza sul consolidamento della raffigurazione dell'inferno nell'immaginazione popolare come la Divina Commedia di Dante Alighieri. Il viaggio di Dante attraverso l'inferno comincia in una selva oscura, circondato da bestie. Qui, all'inizio del racconto, Dante incontra lo spirito di Virgilio, il più virtuoso dei poeti romani, che lo guida nel suo viaggio attraverso i 9 cerchi dell'inferno. L'ingresso dell'inferno è ampio, senza porte né ostacoli. Una grande iscrizione recita: «Lasciate ogni speranza». Voi che entrate. L'inferno ha una geografia unica, come un grande cratere a forma di imbuto. Si dice che questo cratere sia stato creato dall'impatto della caduta di Lucifero dal cielo. Per raggiungere il fondo dell'inferno si deve passare attraverso diversi livelli, conosciuti come cerchi. Più profonda la posizione dell'anima, peggiore la sua punizione. Prima di entrare nel primo cerchio, si passa per l'anticamera, conosciuta come anti-inferno. È qui che si trovano gli ignavi e i codardi, coloro che in vita hanno preferito non prendere posizione. Non vanno in paradiso né all'inferno, ma passano i loro giorni tormentati dalle vespe, con la carne dei piedi divorata dai vermi. Più avanti, una folla si accalca sulle rive del fiume Acheronte, aspettando di essere raccolta dal barcaiolo Caronte. Egli grida: «Guai a voi, anime dannate! Sono venuto a portarvi nelle tenebre eterne!» Dopo aver attraversato il fiume, le anime vengono portate da Minosse, il giudice infernale, che assegna la sentenza per l'anima di ogni peccatore e stabilisce in quale cerchio portarlo. Con la sua coda di serpente, Minosse avvolge il dannato. Il numero dei giri della coda indica il cerchio. Il primo cerchio è conosciuto come limbo,
luogo delle anime non battezzate, ma anche dei pagani virtuosi come Omero, Platone, Cesare e Orazio, tra gli altri. Qui non c'è sofferenza né grida di dolore, solo sospiri di disperazione per non essere stati illuminati dal Creatore e per essere stati privati della visione di Dio. Il secondo cerchio è riservato ai lascivi e ai lussuriosi. In essi risiedono figure come Cleopatra e Paride. Proprio come nella vita, queste anime lasciano che le loro passioni prendano il sopravvento. Ora, all'inferno, sono trascinate da venti forti e incessanti, battute e frustate dalla tempesta. Non poche anime si perdono nella ricerca dell'amore e del piacere, lasciando da parte la ragione. Nel terzo cerchio batte in eterno una pioggia intensa, gelida e sporca. Una bestia enorme fa la guardia a questo luogo, Cerbero. Il gigantesco cane a tre teste che abbaia incessantemente attraverso le sue fauci. Questo cerchio è riservato a coloro che abusano del peccato di gola. I golosi sono intrappolati nel fango creato dal loro stesso vomito, mentre vengono morsi, graffiati e lacerati dalla bestia infernale. Il quarto cerchio è riservato ai prodighi e agli avari, agli spreconi e agli avidi. Sono afflitti con la stessa pena. Passano l'eternità a spingere grossi sacchi di denaro l'uno nella direzione dell'altro, scambiandosi insulti dovuti alle loro opposte nature. Mentre alcuni gridano «Perché lo tieni?», gli altri rispondono «Perché lo sprechi?». Nel quinto cerchio, una grande cascata di sangue bollente alimenta il fiume Stige. Nelle acque del fiume sono immerse le persone iraconde, che cercano di dare sfogo alla loro rabbia infinita aggredendosi a vicenda. E in fondo al fiume ci sono gli accidiosi, consumati dalla rabbia interiore, che cercano di urlare, ma solo bolle raggiungono la superficie. La città di Dite divide l'inferno. Lì, le tre erinni, conosciute anche come furie, e gli angeli caduti, presidiano la grande porta che separa i peccati colposi, senza intenzione di offendere, dai peccati dolosi, commessi consapevolmente e intenzionalmente. Il prossimo terribile cerchio è il cimitero di fuoco degli eretici. All'interno di tombe aperte ci sono coloro che in vita non hanno creduto nell'esistenza di Dio o che hanno rifiutato i suoi insegnamenti, portando altri con loro lontano dalla grazia del Signore. Essi sono per sempre divorati dalle fiamme che bruciano nelle loro tombe. Eccoci nella valle del Flegetonte, il settimo cerchio, divisa in tre. Nella prima parte, vicino alle rovine di Creta, si può vedere il terribile Minotauro, una creatura a metà uomo, metà toro. In fondo alla valle, nel mezzo di un fiume di sangue, sono puniti i colpevoli di crimini violenti. Dalle rive del fiume, i centauri scagliano frecce sui dannati con i loro archi. Più il peccato è grave, più l'anima è sommersa e, se prova a emergere, viene subito punita dai centauri. La valle successiva ospita i suicidi, coloro che hanno attentato alla propria vita. Queste persone sono trasformate in alberi contorti, creando una foresta sinistra e terrificante. Dai loro rami non crescono frutti, ma solo spine velenose. Su questi rami oscuri arpie fanno il loro nido e divorano le foglie, causando loro un intenso dolore. Ovunque echeggia un lamento senza fine. A chiudere questo cerchio c'è il girone delle sabbie infuocate.
dove i peccatori si trovano in un deserto bollente sotto una pioggia di fiamme. Si tratta dei violenti contro Dio, come i blasfemi, distesi nella sabbia ardente, i sodomiti, costretti a correre nel deserto senza fermarsi, e gli usurai, seduti nel fuoco. L'ottavo cerchio riservato ai truffatori è noto come Male Bolge ed è diviso in 10 fosse. Nella prima ci sono i seduttori, coloro che hanno ingannato il prossimo per raggiungere le loro aspirazioni. Costoro sono tormentati giorno e notte da demoni cornuti. Nella fossa successiva si trovano gli adulatori e i sicofanti, immersi nello sterco. Le persone che hanno passato la loro vita ingannando gli altri con parole lusinghiere, ora passano l'eternità immerse nei loro stessi escrementi. Nella terza fossa ci sono i simoniaci, sepolti a testa in giù. Solo le loro gambe sono visibili, ustionate dalle candele. In vita hanno commesso il crimine di vendere indulgenze, posizioni nel clero o false reliquie. Nella quarta fossa sono puniti i veggenti, coloro che in vita hanno preteso di conoscere il futuro, cosa che solo Dio può fare. Sono appesi a testa in giù e le loro lacrime bagnano le loro stesse natiche. Nella quinta fossa i corrotti sono bolliti in un lago di catrame. Quando cercano di raggiungere la superficie, vengono subito attaccati dai demoni, che li riportano a fondo. Gli ipocriti si trovano nella sesta fossa. Indossano bellissimi mantelli, che però sono pesanti come il piombo. Mantenere il loro bell'aspetto è una vera tortura. In questa fossa inchiodato a terra c'è il corpo di Caifa, il sacerdote che consigliò ai farisei di crocifiggere Gesù. Nella sesta fossa i ladri vengono morsi dai serpenti che rubano le loro sembianze umane. Nella fossa successiva ci sono i cattivi consiglieri, che bruciano con il fuoco per aver condotto gli altri alla frode e alla corruzione. I seminatori di discordia vengono pugnalati dai demoni nella nona fossa, riservata a coloro che dividono le famiglie, alimentano i conflitti sociali e minacciano l'unione della Chiesa. Infine, nell'ultima fossa si trovano i falsari, ricoperti di pustole e buboni. Avendo falsificato, mentito e simulato, ora soffrono di terribili malattie secondo il loro crimine. Nel nono e ultimo cerchio dell'inferno c'è il Cocito, il lago dei rimpianti. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, il luogo più profondo dell'inferno non è il più caldo, ma ghiacciato a causa del battito delle ali di Lucifero. Nelle acque del lago gelato si vedono affiorare solo parte del busto e delle teste dei traditori. Questi peccatori vedono le loro lacrime congelarsi, mentre piangono per la disperazione. I traditori sono divisi in 4 categorie: quelli che hanno tradito le loro famiglie, quelli che hanno tradito la loro patria, quelli che hanno tradito l'ospitalità e quelli che hanno tradito i loro benefattori. Al centro del nono cerchio risiede Lucifero, il più grande di tutti i traditori, colui che ha tradito Dio, anch'egli intrappolato nel ghiaccio che divora i 3 più grandi traditori della storia: Giuda, Bruto e Cassio. In fondo all'ultimo cerchio
Dante e Virgilio trovano l'accesso che li condurrà al purgatorio. Ma questo argomento è per un altro episodio. Un samurai assistette agli ultimi momenti di sua moglie morente. I medici gli avevano già detto che non avrebbe visto un altro giorno. La ragazza era ancora giovane, ma non temeva la fine. La sua più grande preoccupazione era che suo marito sposasse un'altra donna dopo la sua morte. Mia cara moglie, vorrei sapere cosa ti affligge per poter alleviare le tue sofferenze. Ho paura che troverai un'altra donna, che conquisterà il tuo cuore e cancellerà i ricordi del nostro amore. Ti giuro che nessuno ti sostituirà nel mio cuore. Un giuramento da samurai è qualcosa di profondamente serio. Non va preso alla leggera. So che vi sposerete non appena lascerò questo mondo. Hai la mia parola d'onore. Non sposerò mai un'altra donna. La giovane donna fu contenta, perché suo marito era un uomo d'onore e non avrebbe mai rotto una promessa. Vorrei che tu mi seppellissi nel giardino, sotto il mio albero di prugne preferito. In questo modo sarò sempre vicino a te. Come previsto, la giovane donna non resistette fino alla nascita del nuovo giorno. Durante la veglia di sua moglie, il samurai mise accanto al suo corpo la campana che lei usava nei suoi riti buddisti. Credeva che le sarebbe certamente piaciuta. La moglie del samurai fu sepolta, secondo i suoi desideri, all'ombra dell'albero di prugne del giardino. Una grande tristezza devastò il cuore del samurai. Per molto tempo, egli pianse la morte della sua amata. Per più di un anno, il samurai mantenne il suo lutto e non si accorse che era ambito da diverse pretendenti. Ma mantenne la sua promessa e non pensò a trovare un'altra moglie. Il samurai fu chiamato al palazzo del suo padrone, che aveva ricevuto lamentele per aver ignorato proposte di matrimonio da parte di altre famiglie di onorevoli samurai. Tu sei l'unico figlio di una linea di guerrieri che ha servito questo clan per molti secoli. Pertanto è tuo dovere dare continuità alla tua famiglia e preservare la storia dei tuoi antenati. Ho una sposa perfetta per te, bella, dolce e di una famiglia onorevole. Con lei avrai degli eredi che onoreranno il nome della tua famiglia. Il samurai non poteva mancare ai doveri verso il suo padrone e la sua famiglia. Così accettò di risposarsi. Nonostante abbia compiuto il suo dovere, il samurai non mantenne la promessa fatta alla sua ex moglie. Era già notte quando la nuova moglie si svegliò al suono di una campana in giardino. Suo marito dormiva profondamente dopo una giornata faticosa, così decise di esaminare l'origine del suono. Andò sul balcone per cercare il suono, ma quando raggiunse il giardino, il tintinnio si fermò. Il giorno dopo, il samurai disse a sua moglie che avrebbe passato la notte fuori, perché era incaricato di guidare la guardia notturna del castello del suo signore. Quando vide il marito partire, la giovane donna fu leggermente ansiosa di dover passare la notte da sola in quella casa. Ci mise un po', ma alla fine si addormentò. Era già passata la mezzanotte quando si svegliò di nuovo con il rumore della campana. La giovane donna sentì il suono del campanello avvicinarsi. La porta della camera da letto si aprì e apparve la figura di una donna con i capelli sul viso. La giovane donna cercò di urlare e correre, ma era completamente paralizzata. La figura le si avvicinò. «Questa casa appartiene a me. Questo è l'ultimo avvertimento. Lascia questa casa o morirai!» Il giorno dopo, il samurai trovò sua moglie che piangeva, pregandolo di riportarla alla sua famiglia, perché il fantasma della sua ex moglie la stava minacciando. «Non c'è bisogno di avere paura. Deve essere stato un incubo.
Non era un incubo. L'ho vista con i miei occhi. Questa notte lascerò due dei miei uomini con te e sarai al sicuro. Con l'arrivo della notte, il samurai disse addio a sua moglie, lasciandola in compagnia di due guardie di sicurezza. La sera, la giovane donna andò nella sua stanza, mentre le due guardie giocavano una partita a Go per passare il tempo. Era già tardi quando le campane iniziarono a suonare. Le guardie videro il non morto attraversare la stanza, ma come per magia furono completamente congelati. La vecchia moglie entrò nella stanza della sua rivale e le guardie sentirono solo le grida di terrore. Ho detto che era l'ultimo avvertimento. Quando il samurai tornò a casa, le guardie stavano dormendo e una terribile scia di sangue dimostrava che era successo qualcosa di terribile. Il marito fu inorridito nel trovare il corpo della moglie senza testa, che sembrava essere stata strappata con la forza. Il samurai iniziò ad urlare e le guardie caddero a terra. Gli uomini raccontarono al samurai le terribili scene a cui avevano assistito e parlarono anche della creatura soprannaturale responsabile di quel crimine. Improvvisamente, il rumore della campana provenente dal giardino risuonò. Il samurai aprì la porta della sua casa e trovò una figura sotto l'albero di prugne. Si avvicinò e vide che era la sua ex moglie. In mano aveva la testa della sua sfortunata moglie. Mi avevi promesso che non avresti mai permesso ad un'altra donna di prendere il mio posto. Lei era innocente! Non meritava una fine simile! Quando un samurai infrange una promessa, deve essere preparato ad affrontare una terribile conseguenza. Sei una creatura abominevole! Il samurai era tormentato dal senso di colpa. Se avesse mantenuto la sua parola, niente di tutto ciò sarebbe successo e la povera ragazza innocente sarebbe ancora viva. Estremamente imbarazzato, il samurai scelse l'unica strada che considerava degna. Il folklore mondiale è pieno di racconti di apparizioni di lupi mannari nelle Americhe, in Africa, in Asia o in Europa. Ma poche storie sono così documentate come quella della bestia di Gévaudan. Questa creatura ha terrorizzato per anni i contadini della Francia meridionale. Questa presunta apparizione di un lupo mannaro divenne più credibile. Intorno al 1760, nella regione dell'Alvernia, i contadini si sentirono impauriti, poiché si diceva che un lupo mannaro stesse attaccando in quella regione. Il corpo di un uomo era stato trovato con segni di artigli e zanne che avevano dilaniato il corpo della vittima. Tutti parlavano del loup-garou, il nome che i francesi avevano dato a questa creatura. Con il passare dei giorni, le vittime di questa creatura si moltiplicarono. Venivano trovate con i terribili segni della bestia. Alcuni dicevano che il sangue era stato prosciugato dal mostro, che aveva una sete incessante di questo liquido. Dopo decine di vittime, la paura fece sì che molti contadini abbandonassero le loro fattorie. Hanno lasciato tutto per paura della bestia di Gévaudan. La creatura è stata avvistata da diversi testimoni che l'hanno descritta come una bestia dall'aspetto di un lupo, ma in grado di camminare su due gambe come un uomo. Uno dei famosi racconti della bestia di Gévaudan
risale al 15 gennaio 1765. Il pastore Pierre Chudeneuve era andato a cercare il suo giovane figlio, che non era tornato a casa con il suo gregge di pecore. Ha trovato il corpo mutilato del figlio tra le pecore che belavano intorno alla vittima. Il pastore portò a casa il cadavere del ragazzo. Mentre piangeva il figlio, qualcosa lo osservava dalla finestra. Pierre si accorse della presenza del mostro, prese il suo moschetto e sparò contro la creatura. La bestia di Gévaudan fuggì, lasciando dietro le sue enormi tracce. Il pastore sentiva ancora i terribili ululati della bestia durante la notte. Qualche giorno dopo, dei bambini stavano giocando a nascondino in un campo vicino al villaggio di Chemaillier. All'improvviso, il giovane Jean Panafieux fu attaccato dalla terribile creatura che gli saltò addosso. I suoi amici corsero da un contadino vicino per chiedere aiuto. Il coraggioso contadino conficcò il forcone nella bestia, provocando un urlo terrificante. Il ragazzo fu salvato e i contadini scacciarono la bestia di Gévaudan. Una petizione dei cittadini della regione fu ascoltata dal re Luigi XV. Il monarca inviò un distaccamento di dragoni dell'esercito per cercare la creatura. I soldati inviati dal re cercarono senza successo di trovare la creatura, ponendo fine alle ricerche. Ma dopo la partenza dei dragoni, iniziò il periodo più sanguinoso degli attacchi della bestia. Questo divenne noto come il tempo della morte. Gli attacchi avvenivano quasi quotidianamente. Donne e bambini erano il bersaglio principale della creatura. Era necessario intervenire per porre fine alla situazione. Il marchese d'Apcher organizzò una milizia per porre definitivamente fine alla creatura. Centinaia di volontari organizzarono la folla inferocita che avrebbe dato la caccia alla bestia di Gévaudan. Un cacciatore di nome Jean Chastel produsse proiettili d'argento fondendo un calice d'argento benedetto da un sacerdote. Chastel trovò le tracce della bestia, indicando che la creatura era nelle vicinanze. La creatura apparve e, su due zampe, avanzò verso il cacciatore. Chastel sparò un colpo ben mirato e il proiettile d'argento colpì il cuore della creatura, ponendo fine alla sua vita. La gente aprì il ventre della creatura e trovò resti umani, confermando che si trattava effettivamente della bestia di Gévaudan. La creatura fu impagliata e portata alla reggia di Versailles. Fu esposta a corte e il marchese Antoine de Buterne fu decorato per aver sterminato la creatura. Si parla molto dell'animale che attaccò quelle terre. Alcuni sostengono che fosse una iena scappata da uno zoo o da un circo, ma la popolazione dell'epoca non aveva dubbi che si trattasse di un vero e proprio lupo bannaro. Demetra, la dea greca dell'agricoltura, viaggiava per il mondo per benedire le colture e ricevere offerte dai fedeli. I rituali in onore della dea si svolgevano nei boschi a lei consacrati. Ma durante uno di questi rituali, mentre i devoti facevano offerte nel bosco per onorare la dea della fertilità, la cerimonia venne interrotta dalle grida di un gruppo di maleducati taglialegna. «Lasciate immediatamente questo bosco! Voglio quel legno per il mio nuovo palazzo!» Erisittone, un ricco e potente nobile della regione, era famoso per non rispettare la volontà degli dei, e cominciò ad abbattere la foresta consacrata a Demetra. L'avido nobile fu colpito dalla bellezza della quercia consacrata.
prendete quella quercia e usate il legno per costruire i mobili più belli. I taglialegna esitarono. Si credeva che all'interno delle querce sacre vivessero le driadi. Erano le ninfe delle foreste, protette da Demetra. Dammi subito quell'ascia! Quando Erisittone colpì l'albero con la sua ascia affilata, dalla fessura sgorgò del sangue. Nascosta da un cappuccio, una misteriosa figura cercò di prevenire pacificamente questa barbarie. Come osi abbattere una foresta dedicata a Demetra? Nessun altro toccherà questi alberi. Pena una terribile punizione. Questa foresta è sulla mia terra e io farò quello che voglio. L'albero abbattuto prese la forma di una ninfa che giaceva a terra morta. Dietro quel cappuccio non c'era una donna comune, ma la dea Demetra, che si rivelò in tutta la sua furia. Tu hai osato distruggere, uccidere e profanare ciò che apparteneva agli dei! Per questo crimine pagherai in modo esemplare! Terrorizzati, Erisittone e i suoi servi si diedero alla fuga. Ma la maledizione della dea li colpì. Il nobile arrivò al suo palazzo senza fiato dopo la lunga corsa, ma era felice di essere sfuggito illeso alla furia della dea. Dopo la fuga, Erisittone aveva fame e chiese ai servi di servirgli il suo pasto. A tavola, il nobile si tuffò sul pollo arrosto come se non avesse mai mangiato in vita sua. Dopo aver divorato un pollo intero, mangiò il cibo rimasto a tavola. «Ne voglio ancora! Portami altro cibo!» Macellaio portò un intero maialino. Appena si avvicinò al tavolo, il nobile afferrò il maialino. Stanco, Erisittone andò nella sua stanza con in mano la zampa del maialino. Ma qualcosa di sinistro sembrava inseguirlo. Mentre dormiva, ricevette la visita di una figura oscura di nome Limos, il demone della fame. L'essere oscuro aveva colpito lo stomaco di Erisittone, mettendogli una fame senza fine. Il nobile si svegliò spaventato, provando una fame senza precedenti. Erisittone pretese un grande banchetto per placare la sua fame, e i suoi servi gli diedero tutto il cibo disponibile. Ma la sua fame non diminuì, e dopo aver divorato ogni piatto, gridava «Ne voglio ancora!» Erisittone divorò tutto il suo gregge, e la sua fortuna fu sperperata nell'acquisto di sempre più cibo. Il processo andò avanti per diversi giorni. Erisittone perse tutte le sue ricchezze. «Ne voglio ancora!» Colui che una volta era stato uno dei nobili più ricchi della regione, ora chiedeva l'elemosina in strada per il cibo. La sua amata figlia trovò il padre per strada e cercò di aiutarlo. Ma spinto dalla fame, vendette la sua unica figlia come schiava per poter comprare più cibo. Durante la prigionia, la figlia di Erisittone pregò Poseidone di farla scappare. Il dio trasformò la giovane donna in un asino e riuscì a farla fuggire sotto mentite spoglie. La figlia incontrò di nuovo il suo povero padre, rovinato e affamato. La gentile ragazza, nella sua forma equina, credeva di poter aiutare il padre. Erisittone, in lacrime, riconobbe lo sguardo affettuoso della figlia su quell'asino e, piangendo, accarezzò il volto dell'animale dicendo «Mi dispiace, figlia mia, ma ne voglio ancora!» Poseidone si sentì dispiaciuto per il destino di quella ragazza gentile e la trasformò in una farfalla. Libera, volò via e non incontrò mai più suo padre. Senza un soldo e quasi morto di fame, Erisittone tornò nella foresta sacra di Demetra, dove tutto era iniziato. Implorò il perdono, ma la dea lo ignorò. Il pover'uomo, disperato per la fame, si sedette sotto un albero e cominciò a divorare il suo stesso piede. Passò la notte a mangiare se stesso. Il mattino seguente, di lui non era rimasto più nulla.
Nell'antico Giappone c'era un uomo che era sempre stato fortunato nella vita. Era nato in una buona famiglia e aveva ereditato il titolo di samurai. Sentendosi stanco, legò il suo cavallo a una roccia e ci dormì sopra. Ma il samurai si svegliò spaventato dai nitriti del suo cavallo. L'animale si era rimpicciolito e veniva portato da una formica verso un piccolo buco nella roccia. Il samurai cercò di afferrare il cavallo per la coda, ma finì per cadere nell'incantesimo che lo fece rimpicciolire proprio come il suo animale. Il samurai e il cavallo fecero un viaggio mistico in un altro piano spirituale. Arrivarono in un luogo oscuro e non avevano idea di dove fossero. Trovarono grandi campi di riso, dove diversi lavoratori stavano lavorando sotto l'egida dei demoni. Quel posto poteva essere solo la terra degli Oni, i terrificanti demoni giapponesi. L'enorme demone rosso si avvicinò al samurai, probabilmente il signore dei demoni. L'uomo pensò velocemente ed ebbe un'idea. Si inchinò davanti alla creatura e offrì il suo nobile cavallo al demone. L'Oni era contento, perché era insolito per lui ricevere i regali volontariamente. Di solito prendeva tutto quello che voleva. Come segno della sua buona volontà, permise all'uomo di tornare nella terra mortale, ricompensandolo per il suo cavallo. Il demone consegnò all'uomo un sacco pieno d'oro, poiché sapeva che gli uomini avidi adoravano quel metallo senza valore nella terra dei demoni. Disse che l'uomo poteva tornare nella dimensione terrestre, ma che non avrebbe mai potuto parlare del passaggio segreto in quella misteriosa roccia. E il samurai tornò nel suo mondo. Al suo ritorno, il samurai aprì la pesante borsa che gli era stata consegnata e rimase impressionato dalla fortuna. Era davvero un uomo fortunato. Come un uomo appena ricco, decise di abbandonare il suo daimo e comprare una bella tenuta per godersi la vita. Viveva i suoi giorni spendendo il suo denaro in donne e bevande. Il suo atteggiamento gli fece perdere rapidamente i suoi beni. Divenne un alcolizzato squattrinato e fu allora che la fortuna lo abbandonò. Era ormai un ronin in rovina che cercava di bere nelle taverne. Tuttavia i proprietari si rifiutavano di servirlo, perché sapevano che non aveva soldi. Allora il ronin cominciò a vantarsi, dicendo che era un amico di un oni e che tutti si sarebbero pentiti di quello che stavano facendo. I clienti e il proprietario della taverna lo derisero, dicendo che se fosse stato in grado di dimostrare la sua affermazione, avrebbe potuto bere gratis per il resto della sua vita. Sasaya Hirokazuemon condusse tutti alla roccia misteriosa. Stava cercando il buco di ingresso, ma non riuscì a trovarlo. Nel frattempo tutti ridevano dell'uomo, che sembrava essere impazzito per aver bevuto così tanto. Improvvisamente, l'uomo cominciò ad essere inghiottito dal buco che si apriva nella roccia. Tutti i presenti si spaventarono e corsero via. L'uomo cadde ai piedi del re dei demoni, che lo rimproverò per essere stato così stupido. Il demone lo prese con i suoi denti aguzzi e disse che voleva divorare l'uomo che aveva rotto la promessa. Ma la morte sarebbe stata quasi una benedizione per il crimine dell'ex samurai. Fu condannato allora a lavorare per sempre nelle risaie sotto le frustate degli Oni. Fu molto fortunato nella vita e non la usò mai per fare del bene. Tutti i frutti della sua buona fortuna furono sprecati.